è stata una settimana un po' movimentata, no? Quindi il gruppo come sta reagendo? Perché insomma approccia una partita molto importante. Sì, è stata una settimana diversa, chiaramente sapete tutto che è stato il cambio di qualità, quindi per noi è stata una settimana comunque bella, intensa, nuova, diversa per tanti aspetti, quindi la settimana credo che non posso dire solo che parlare in maniera chiaramente positiva, e quindi adesso dobbiamo pensare a fare il nostro di dovere, cioè quello di fare una grande partita contro una grandissima squadra di, con tantissimi valori importanti a livello tecnico, a livello tattico, a livello di conduzione, chiaramente mi riferisco ad Attilio, e quindi sarà una partita difficile, complicata, ma allo stesso tempo bella, perché giochiamo in casa, sicuramente penso ci sarà anche un po' di gente, e quindi noi ci teniamo a fare bella figura, soprattutto per riuscire a portare a casa dei punti, e soprattutto vogliamo fare anche bella figura per la nuova proprietà, chiaramente. Come è stato l'impatto? Quali sono le prime parole che vi siete sentiti dire da, immaginiamo, da Romola? Sì, sì, no, lui ha già fatto un paio di discorsi alla squadra, sia quando è arrivato e anche stamattina, quindi prima della rifinitura lui ha voluto parlare con la squadra, e quindi diciamo che è chiaramente un valore aggiunto, perché comunque poi lui ha una conoscenza del calcio che non sono qua io a dirlo, soprattutto a livelli altissimi, per cui ci può far solo che bene, ecco. E poi io ho avuto dei colloqui con lui, siamo parlati per tempo, per tanto tempo, quindi abbiamo messo a livello generale un po' in questo momento tutto quello che potrà poi avvenire nel futuro, però ho visto veramente un direttore molto, molto carico, con grandissima passione, e a me personalmente mi dà forza, mi dà energia, mi sta dando tanto, e credo che, ripeto, credo da qua in avanti, spero, anzi lo credo proprio vivamente, che le ambizioni del Novara potranno crescere notevolmente. Ecco, il livello di giocatori invece, insomma, la coperta è corta, no? Sì, purtroppo è corta, anzi ancora più corta rispetto alla settimana scorsa, come vi ho accennato prima, hanno profumi spenti, purtroppo perdiamo Bertoncini, ieri ha avuto un risentimento muscolare, oggi abbiamo provato a vedere se poteva fare l'allenamento, poi durante l'allenamento si è fermato e quindi sicuramente non sarà della partita, anzi è assente perché non è neanche convocato, quindi un po' le situazioni, abbiamo preparato un po' di cose in questa settimana, adesso dobbiamo un po' rivederle e quindi capire un po' quale assetto mettere sul campo, perché chiaramente la sua assenza è un'assenza già pesante in un momento dove avevamo già tante altre assenze, purtroppo. Sono disponibili a Cailotti, in Cailotti. Che posizione è, perché manca da fine settembre. Sì, Cailotti è tanto, io quando sono arrivato l'ho visto praticamente questa settimana all'interno della squadra, quindi lui dall'infortunio è recuperato, è chiaro che sicuramente gli mancherà un po' di condizione fisica, ma visto l'assenza di Boccia, visto l'assenza di Bertoncini, è chiaro che lui deve stringere i denti e quindi sicuramente partirà da titolare, ecco, quindi ha fatto questa settimana, l'ha fatta bene, un ragazzo giusto, un ragazzo solamente che mi ha dato buone impressioni a livello proprio tecnico, tattico, anche di comportamento, a livello mentale, quindi lo schieriamo sperando che la sua condizione fisica possa reggere, chiaramente. Gerry, scusa se facciamo un passettino indietro. Ho capito bene che avete avuto con Del Moro un confronto anche di prospettiva. Sì. Quindi già oltre il mercato di gennaio. No, beh, chiaro, riferito io per prospettive, mi riferivo chiaramente al mercato di gennaio, abbiamo fatto una chiacchierata un po' per capire quello che potrà servire, quello che abbiamo e soprattutto quello che potrà servire, e sinceramente
posso dirlo tranquillamente, ho già visionato assieme a lui diversi giocatori tramite clip, e quindi già un po' di giocatori me li ha fatti vedere, e si parla anche di giocatori di ottimo livello, per cui ripeto, sotto quell'aspetto lì per me è una garanzia, dove credo che le cose andranno tanto tanto a migliorare. Però quello che in questo momento mi preme maggiormente è l'immediato, dove abbiamo oggi, abbiamo la partita contro la Triestina fra un giorno, e l'altra col Fiorenzuola, che in questo momento sono le due partite più importanti, ecco, per riuscire poi a finire bene, e quindi poi ricreare una nuova situazione, e dove possiamo, tra virgolette, un pochettino azzerare tutto e riprendere bene la marcia, ecco, quindi, e lì sono molto molto fiducioso. Però in questo momento adesso il mio pensiero va alla gara di domani, che è una partita, come ho detto prima, difficile, e con qualche defezione che abbiamo, però io conosco il valore della mia squadra, nel senso che è una squadra che comunque anche nelle difficoltà ha dimostrato di tirar fuori sempre tutto, e quindi confido ancora una volta in queste qualità di squadra e di singoli. Ecco. Che tipo di partita aspetti? Una Triestina che verrà ad aggredirvi sin dal primo minuto, come ha fatto Vicenza, una partita diversa? Che si può... Ma Triestina sa far tutto, nel senso, talmente tanta qualità in tutti i reparti che può far tutto, quindi deciderà Tiglio che tipo di partita vorrà fare, però sappiamo che noi dobbiamo pensare alla nostra, tra virgolette, dobbiamo cercare di fare le cose fatte alla perfezione, al meglio, cercare di ridurre al massimo gli errori, cercare di fare una partita contro di loro, bisogna fare una partita quasi perfetta, cercare di battere colpo su colpo, di non aver paura di nessuno, rispetto chiaramente sì, però noi pensiamo che adesso arriviamo e siamo in un buon periodo, questo lo dobbiamo sfruttare anche domani sul campo. I giocatori stanno vivendo un buon periodo, c'è Corti. Cosa è cambiato in lui? Qual è stata la scossa che gli ha dato fiducia, che si è riuscito a trasmettere, ha fatto tre gol nell'ultimo mese? Ma questo non lo so, io ragazzi, soprattutto con i giovani, essendo giovani è chiaro, se loro hanno la testa giusta e sono corretti nel voler fare le cose, e il giovane tende poi sempre a migliorare, lui è cresciuto enormemente, è cresciuto tanto da quando sono arrivato, ho sentito la mia fiducia, come ce l'hanno praticamente tutti, ecco, perché poi io non penso solo a chi sta giocando di più, anzi, molte volte il mio pensiero è anche a chi gioca di meno, però lui è un ragazzo che ha voglia di fare le cose fatte bene, ha voglia di migliorarsi, è un ragazzo serio, è un ragazzo che si applica, un ragazzo che lavora tanto, un ragazzo umile, e quindi ci sono tutte le qualità, le componenti per far sì che lui possa crescere sempre costantemente. Poi tra l'altro stanno arrivando dei gol, magari fino a qualche mese fa o qualche anno fa per lui era un po' un problema, e quindi andiamo avanti su questa strada. Sono contento per lui, ma sono contento in questo momento un po' di tutti i giocatori, di tutta la squadra, per quello che stanno facendo in tante difficoltà. Ecco. Sai, si chiedeva se giocare a Scappini dall'inizio. Quindi lo teme, quindi se ci ha fatto questa domanda magari allora prenderò... Quindi è venuto qui con la Cremonese, sì, con l'allenatore Cristiano, e ci fece gol. Ah cavolo, allora mi ha dato una bella assist. Bravo Tiglio, no scherzo. Ha speso bene parole. No, ma anch'io io non posso non spendere bene. Tiglio per me è stato, io ne ho visti tanti qua allenatori, considerando che ho fatto tantissimi anni la primavera, per cui tutti gli allenatori della prima squadra li vedevo tutti, quindi li ho conosciuti tutti. Lui credo... per me lo metto sicuramente al primo posto, ma non solo per aspetti tecnici, per aspetti morali, lui veramente è un esempio, e mi piace il suo modo di fare l'allenatore, quindi è un allenatore per me perfetto, il migliore che è passato sicuramente da Novara. Tra l'altro, andando a vedere, tu sei subentrato. Sì, sono subentrato, mi capita sempre dei subentri un po' così, anche se lì io già sapevo, quel periodo lì ero a tempo. No, ero in casa con Cittadella, che abbiamo sbagliato tra l'altro un rigore con Pablo sullo 0-0, però io già lì sapevo che ero un allenatore a tempo, quindi avrei fatto qualche partita e poi sarei tornato ad allenare la primavera. Sono stato, diciamo, solo di passaggio.
Sarà un bel ritrovarvi tra amici, insomma. Sì, sì, no, io piacere, tanto piacere, anche se l'anno scorso poi l'avevo rincontrato quando siamo andati a Coverciano, c'era un incontro per gli allenatori, un giorno di aggiornamento, e poi eravamo andati lì anche per votare la panchina d'oro e lì ci siamo incontrati, quindi ci siamo salutati, abbracciati, quindi è sempre un piacere. Domani ancora di più, perché chiaramente... Spero che venga anche tanta gente per omaggiarlo, perché se lo merita veramente.